Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Gulai e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con una nuova invenzione di Tord. Signori, Tord si è presentato al mondiale con questo mazzo. Vikavolt V con motore Inteleon, Ludicolo e Charizard. Mazzo che visto così non sembra avere un collegamento logico, ma andiamo a vedere. Vikavolt è una vecchia conoscenza di Regno Glaciale. Fa 50 danni con due energie e dice che durante il prossimo turno il mio avversario non può giocare carte strumento. Di carte strumento in questo meta ce n'è tante. Non puoi giocare le varie Level Ball, Evo Aroma, caramelle rare, peso ball, velox, quindi vai a bloccargli quantomeno magari una giocata iniziale. Detto ciò, perché Vikavolt? Perché visto che nel mondiale uno si aspetta una chiamata di tanti Palkia, Vikavolt gli fa debolezza elettro, inoltre gli blocca gli strumenti e ok, però dice beh fa 50 sti cazzi, ok volendo posso fare 190 e mi scarto due energie e comunque con la debolezza va KO, oppure faccio 50 che per 2 fa 100, ma se metto Ludicolo dice che quando evolvo questo Pokémon dalla mia mano eccetera posso usare questa abilità, ovvero far fare 100 danni in più durante il mio attacco che farò da un Pokémon base. Quindi Vikavolt è base, gli faccio fare 100 in più, 50 più 100, 150, per 2 con la debolezza sono 300 e Palkia è sistemato. Mentre se voglio fare KO più grossi faccio falce cannone 190 più 100 che sono 290, che fanno male, più la cintura è un KO grossissimo. Ora, abbiamo ovviamente il motore Inteleon, se ci mancano dei danni li possiamo correggere con Inteleon che mette 20 danni. Se siamo comunque alla fine che il mio avversario ha preso tanti premi, posso usare Charizard Lucente che dice che il costo del suo attacco viene ridotto di uno per ogni premio che ha preso il mio avversario, quindi se ha preso 4 premi attacco con un'energia fuoco che posso assegnarmi tranquillamente anche facendo un Laburno o comunque insomma non è difficile, anche se abbiamo una sola energia fuoco in questo mazzo, quindi sarà molto molto rischioso. Però abbiamo Sofora, abbiamo una ricerca di energie, anzi ne abbiamo 3 e ok. In questo mazzo sarà molto importante Perula, che ci permette di prendere un Pokémon acqua e una carta strumento a nostra scelta dal mazzo. Di acqua mi posso prendere uno di questi, Sobble, Drizzly, Inteleon, Ludicolo. Se io ho già Lotad posso fare la combo Perula, mi prendo caramella rara Ludicolo, boom, per fare un attacco strapotente. Montagne tempestose è quella carta che ci serve per benciare subito Vikavolt, ok? Senza passare dalle Velox, che ne abbiamo una sola, quindi è molto molto hardcore come mossa, ma si sa che Tord è così. Abbiamo una Melania che ci permette di velocizzare tantissimo Vikavolt. Assegneremo un'energia acqua dagli scarti a un Pokémon V, quindi io posso fare energia elettro, Melania, e c'ha già due energie per attaccare, una sorta di Laburno un po' molto depotenziato. Per pescare un po' c'è sempre l'energia velocità, ci permette di pescare due una volta assegnata un Pokémon elettro. E che dire signori, questo è il mazzo che ha fatto Tord. Ovviamente non ha fatto un risultato eccelso, però insomma ha tirato fuori un qualcosa che, cioè per dire, qui c'è un mazzo che con 60 euro tu lo fai, non ha speso niente. Complimenti Tord e apprezziamo l'idea perché ha fatto una pensata inerente a un determinato mazzo, ma con un mazzo completo. Andiamo a vedere come se l'è cavata questo Vikatord. Primo avversario di oggi, siamo contro un Furao Espacial. Non so cosa sia il Furao,
se gli ha un furetto spaziale, non lo so. Abbiamo vinto il lancio della moneta, vogliamo iniziare noi? Assolutamente sì, come insegna il nostro amico Tordo. E niente in mano. Sarebbe stato molto forte avere Vikavolt, perché la mano non era niente male. L'energia e velocità, quantomeno per iniziare, sarebbe stata forte. Comunque, va bene, ancora meglio. C'ho Vikavolt, c'ho l'energia e velocità, c'ho un Drizzile, c'ho anche una Velox. Ora vediamo un po' che cosa peschiamo, perché qua ci vorrebbe una bella energia da trovare anche. Allora, gioca Charizardo. No, speriamo che non sia un Mirror. Allora, la Lota Lotad la mettiamo. Velox su Boss. Ci prendiamo Sobble. Se io faccio con la Velox così Sobble e con la Level Ball posso prendermi un altro Sobble. Però voglio un attimo aspettare. Quella Level Ball me la voglio tenere un attimo per tempi più bui. Potrei anche fare dopo, se lo facevo, doppio Drizzile con Retino, però mi basta così per ora. Non vorrei eccedere, vorrei risparmiarmi i retini. Lui penso che giochi il Charizard lucente puro. C'è questa versione di Charizard con i Sobble che lo va a riprendere, eccetera. Molto interessante. Allora, visto che possiamo farlo, lo facciamo. E dove sei? Ricerca di Energize. Ma posso fare anche Perula, perché con Perula mi prendo anche una strumento, ovvero posso prendermi anche la ricerca. Quindi se io faccio la petulante Petula, mi prendo sia un Pokémon acqua. Eccolo lì. Ci possiamo prendere un altro Sobble e la ricerca di energia che ci serviva, che ci serve per prendere questa energia di M. Quindi se io faccio di così, questo si fa di Cloreum, si fa così, e la Level Ball me la tengo per evolvere Drizzile, che comunque serve sicuramente di più. Lampo paralizzo, 50 danni, niente strumenti, non può ritirare, non può fare switch, non può fare le Velox, non può fare la fune della figa. Vediamo un po' che cosa prende con Drizzile, penso un aiuto per forza, perché qualsiasi altra carta sarebbe sprecata. Boss Order, molto, molto interessevole. Se mi fa boss su uno dietro, ok, c'ho il retino, c'ho il retino. Drizzile passa al turno. Allora, parliamone Beppe, parliamone. Se io faccio così, questo lo levo e dico ciao ciao baby bye, ciao ciao boom baby bye. Questo si fa così. Sì. Se io prendo una montagna tempestosa, mi posso settare un altro Vikavolt. Perché non si sa mai, succeda qualcosa. Io ho già la Burno in mano e siamo pronti. Possiamo andare cattivissimi. Lampo paralizzante. Stink. 50 danni. Poca roba. Poca roba. Però va bene così. Vediamo se dopo riusciamo a evolvere nell'Inteleon. Questo Druddigon che cosa fa non lo so. Inteleon, doppio carta allenatore. Ovviamente non può far switch. Blocco amici e cintura scelte. Due carte che non può usare. Passa al turno. E Velox, cioè Level Ball, scusate. Drizzile. Ci abbiamo i due Inteleon, quindi mi posso prendere. Sì. Ma facciamo così, ci prendiamo direttamente Levo Aroma. Dove gli è? L'intelligente Inteleon, secco come un chiodo. Vai e bellezza. 20 danni li metto davanti, così posso fare il KO su Charizard. Bello peso. Pam, lui se ne va, lui non ha Pokémon con energie. Quindi essenzialmente non so come potrà rispondere. Però attenzione, perché potrebbe avere magari un Laburno, qualcosa. Esatto, lo sapevo, lo sapevo. Massi con Charizard hanno tutti Laburno. Non chiedetemi che cosa fa, perché non so assolutamente cosa fa Druddigon.
Vendetta vera, finirà in galera, 160 danni, boia dell'orsa. Allora, mettiamo l'Inteleon, ci prendiamo due carte allenatore. Ci prendiamo ricerca di energia e Melania. Con la ricerca di energia io posso prendermi una carta energia acqua, ok? Così per fare l'attacco da 190, 20 li voglio dare su Mew, così in 3 turni defunge. Qua gli si fa 190, ce lo leviamo dalle balle, ci leviamo l'acqua e l'elettro. Così con Melania mi riprendo l'acqua, pesco 3 e vediamo se troviamo un'energia, magari anche qua. Per l'appunto Charizard c'era. Lui deve fare un altro laburno energia. Vediamo un po' se lo fa. Magari si era preparato per un eventuale KO. Ora può fare tutti gli strumenti che vuole. Anno normale. Druddigon e Charizard lucentoso. Allora, sbocco degli amici. Forte la sua stadia perché mi può tornare utile anche a me magari più tardi. Mio retino level ball, può fare anche retino su Inteleon, così può rifarsi tutti i giochini adesso col nuovo Soble. Velox ti riprenderà Charizard, eccolo lì bello fiammeggiante. Ok, si mette i 20 danni con la stadio, energia acqua, Perula. Presente, ha giocato tutte le carte che io non gli facevo giocare. Soble e retino, eccolo lì pronto a levarsi Inteleon e riniziare dopo una grandissima cavalcata. Ok, passa al turno. Allora, inutile dare i danni dietro, tanto sti cazzi, perché i Soble li evolve. Posso darglielo su Charizard? Babbo, sono pronto a fargli 190, non mi cambia niente. Faccio così, pesco. C'ho quel ludicolo forte, molto forte. Posso dare l'energia fuoco davanti perché so di avere quella stadio sua che non leverà. Quindi, lampo, paraliso e gli si può fare un bel danno. Pum, 50. Dopo c'ho Laburno e si gode. Lui le energie per attaccare ce le ha e io dopo posso contrattaccare in qualche maniera. Lui si fa due premi. Laburno, eccolo lì. Penso che sia anche agli sgocci. Non so se gioca 3 o 4 Laburno sto tizio, eh. Carica dietro perché forse ci vuole attaccare con l'Inteleon. Combusti bomba, 2,5. Attenzione. Allora, lui c'ha un po' di vita. Se io faccio così, ci prendiamo questa così. Così lui mi inizia anche a caricare il Charizard dietro. Abbiamo le energie necessarie. Quindi non abbiamo la ricerca di energia. Prendiamoci Petra. Pensavo di avere un'altra ricerca, invece ce l'ho nei premi. Allora, facciamo così. Laburno. Diamo questa qua. Anche perché non ho modo di ritirare. O meglio, c'è la fune di fuga, ma me ne faccio il giusto. Con Laburno mi prendo un altro Laburno che può essere forte. Questo faccio così. E lo evolvo. Voglio fare 100 danni e sono 150. L'unica maniera era per fare il KO. Quindi vediamo un po' che premi c'è. E infatti proprio quello cercavo, la mia ricerca di energia. Comunque, ci possiamo mettere questo Soble, tanto ormai siamo arrivati che i 2 Vika volte li ho giocati. Diamo noi a quel Soble, sperando che non abbia altri Drizzile, ma comunque, insomma. Lampo paralizzanto. 150 danni e grazie al fatto che lui se ne è messi 20, mannaggia al monte. Però, posso anche levargli il monte, cioè il coso lì, la terra bruciata. Ci metto le mie montagne belle buone
così lui non carica più, anche se alla fine, vedi, se lo carica comunque. Boss non ce l'ho, perché anche sparargli un 190 non era affatto male. Trama sospetta. Io sospetto che ci farà molto, molto male. Scambiatore la sburugna. Lui attacca con 1. Attenzione, ci fa 250. Non ho trovato la merda di mantello. Ora, anch'io posso fare 250, caro mio frenzo. Però, voglio fare ulteriori 20 su quel soble. Se non lo evolve, io ho vinto dopo. Ci prendiamo con Drizzile Sofora. Perché dopo con Sofora posso riprendermi Charizard. Intanto la faccio subito, perché mi serve per dopo. Mi riprendo i due Vikavolt, le due energie. Questa la do dietro. Questo lo evolvo. Poi aspetto a evolverlo. Gli levo la sua stadio, così dovrebbe essere un po' più difficile per lui. Metto Inteleon. Vediamo che succede. Sì. Devo un attimo capire cosa fare. Mantello e retino. Mantello, retino. Posso riusare poi l'udicolo o fare qualche cos'altro. Sto pensando. Lui dopo sicuramente evolve quel soble. Non me lo lascia lì. Però ho bisogno dopo di fare un attacco forte. Quindi qualsiasi Pokémon esso sia deve essere un base. Quindi posso fare anche Vikavolt 150 con Inteleon che ritira 1. Potrebbe essere la solution. Intanto combustiamo di bombe 250. Non è facile quando becchi un mazzo da un premio solo. Non è facile. Mew. Ora 100% va a evolvere quel soble quasi defunto. Livello ball. Eccolo lì, Drizzile, proprio lui. La rana con lo scroto in mano. Si prende Sofora, per forza, perché se va giù a Charizard, per forza deve fare Sofora. Ricerca, si prende la fuoco, giustamente. Vediamo se c'ha un... Ah, la usa su Inteleon per farci il KO su Charizard, giustamente. Noi dobbiamo fare 160, che li possiamo fare perché Vikavolt 50 più 100 più 20 di Inteleon. Signori, molto grosso. Retino di recupero, anzi smerdino di recupero. Eccolo lì, piglia mosche. Ci fa KO questo Charizard e vediamo un po' come va. Si leva il soble, quello danneggiato, la Burno. Perché gli mette un'altra energia, la mette dietro, giustamente. Io ho bisogno di un premio solo e quel Manaphy è molto inutile. Quel Manaphy è assolutamente inutile, perché Inteleon lo buca. Allora, ci abbiamo la mossa. Inteleon. Ovviamente ricordo che l'udicolo funziona solo sui Pokémon base, quindi la Burno su Vikavolt. Non mi interessa assolutamente prendere qualsiasi cosa, ma bene la caramella che già avevo. Energia elettro, cara smerda. Prima facciamo così, ritiro, sennò poi me ne scordo. Cara merda. Ovviamente sul ludicolo. Gli si fa vedere che Vikavolt fa un bel po' di danni. C'ha anche la debolezza, quindi sti grandissimi 300 danni e si gode. Signori, partita sofferta. Sofferta. Ma ci andiamo a trovare un altro avversario. Ultimo avversario di oggi. Siamo contro un giocatore della remota Remotolandia. Remote. Abbiamo vinto il lancio della moneta e dobbiamo iniziare per forza noi, perché qui c'è da evolvere. Lì è un lo so. Allora, partiamo con Soble energia e non abbiamo niente in mano. Spero vivamente che lui non abbia la capacità di shottarci turno 1, perché 60 danni tu li fai. Quindi, caro remoto, vogliami bene. Allora, meno male non c'è nulla, gioca anche lui roba d'acqua.
Per ora vedo solo un motore Intelion, vediamo un po'. Potrebbe essere tutto o niente. Dammi due carte buone. Level Ball, niente. Gioca Greninja. Gli do l'energia davanti e con la Level Ball mi ci guadagno un Soble. Il Vikavolt c'è. Dopo posso evolvere Drizzile e in qualche maniera prendermi Vikavolt con la Stadio. Questo non posso mettere niente. E va bene così, va bene così, va bene così. Greninja scarta uno, pesca due. Olè. Energia gold, vale bellezza. Soble reverse, c'ha tutto full artico. Palkia originale. Bello originale perché non gli è falso. Cintura gold, sì, insomma, lui ci può far vedere che gli è ricco sfondato. Ma noi gli sfonderemo qualcos'altro di remoto. Allora, infatti Sobra gli sta facendo vedere come glielo fa, però insomma vai così, retino dorato, sì, ci piace. Palkia in teoria non dovrebbe essere un grande casino, però vediamo un po'. Greninja, olè. Livello Ball, Sobble, ok. Governa la regione, Sentiero Biancacima, attenzione. Attenzione, Perula. Perula. Proviamola. Ci prendiamo Drizzile, la Velox è nei premi. Ci prendiamo una ricerca di energia. Io adesso posso fare Drizzile, detto in missile. Sì. Ci prendiamo. Dove gli è? Le montagne tempestose, gliele faccio vedere anch'io che ce l'ho dorate. Ok. Dov'è? Eccolo qua. Vica volta. Energia lampo lampo orecchia. 1, 2. Lotad glielo metto. E gli do anche la cintura. Così comunque la debolezza gli è forte. Evo di Roma. Ci prendiamo un altro Drizzile. Lo mettiamo davanti. Sì. Mi vorrei prendere un qualcosa anche per dopo. Un retino. O una Melania. Facciamo retino. Perché il retino posso fare così. Mi levo questo dietro perché tanto so che quello davanti defunge. Fine. Livello Ball. Drizzile, ok. Ok, livello ball. Ok, si prenderà i Drizzile a sfare. Eccolo lì. Trama Sospicius. Perula, anche lei, anche lui. E ok. Greninja scarta uno, pesca due. E Velox. Scarta Velox per prendersi giustamente un altro Palkia che gli serve per essere caricato. Lui ho visto aveva preso il sentiero. Però insomma non gli serve a niente il sentiero visto che io di abilità non ne ho, quindi non mi fa paura. Secchiello di Kapuziner. Doppia energia. Qua ci vuole per davvero gli occhiali per già contro questo perché c'ha tutto dorato. Io qua perdo le diottrie. Due energie. C'ha il V-Star? Ovviamente sì, c'ha la petula. Con tipo qua c'ha il ferro di cavallo in testa. Invece Palkia di Obono c'ha un pube dorato. Bada lì che roba. Vai col tuo portale. Portaci. Uno, due e tre. Se ritira e dà l'energia su quel Greninja, gli è una merda. Meno male. Meno male che non lo fa. Allora, vai. Sticchiola. Ora. Direi di sì. Facciamo questo. Ludicolo. Ludicolo. Così non mi può fare KO con Greninja. Si evolve. Sì. Sì. Quindi sono 300 danni che ti faccio nel viso più museale.
Mi metto questo drizzile, ha senso? Perché ho bisogno di prendermi altro. Sì. Mi voglio prendere delle montagne per mettermi un altro Vikavolt. Io faccio così. E lo metto, assolutamente sì, perché almeno posso dare già questa energia elettro e siamo a postissimo. A postissimo caffè. Lampo paralizzante, quanti sono? 360. Palchione, bene. Ok, retino e Drizzile. Io ho bisogno dei soble perché ora quello mi fa un KO immenso. C'ho solo 2,10 di vita. Poca roba. Poca roba. A meno che non sculo un Laburno e gli faccio 190. A quel punto è meritato. A quel punto è veramente meritato. Inteleon. Vediamo se fa uno switch per attaccare di Greninja. Potrebbe essere interessante. Perché così mi lascia in vita Vikavolt. Lui però così facendo, falcidiandomi la panca, perde anche una certa potenza di fuoco con Palkia. Quindi deve stare molto attento a quello che fa. Cortile ed Evo Aroma. Ok. Cortile. Perfetto, mi torna utile. Tanto ormai quella carta non mi serve più. Questa Mary, vediamo un po' che cosa ci tira fuori. Vediamo un po' che cosa ci tira fuori. Sottopalla amplificato, 200 danni. Non defungiamo e questa cosa mi fa godere. Energia velocità davanti, 1, 2, doppia ricerca. Questa la diamo dietro perché qua per davvero Adamo ed Eva ci fa godere. Io provo a mettere un altro Sobble. Sono sicuro che lui adesso mi farà dopo Greninja. Però nel dubbio io ci provo. Ci voglio provare. Falce Cannonau di Sardegna. 190. Pem. 4,40, scusate. Se riesco dopo a fare qualsiasi cosa con quello dietro, non è male. È che boss Laburno, lui me lo può anche fare 90. Me lo può anche fare. Il tuo problema però dopo è che non attacchi più, perché sprechi due energie. Io faccio 50 per 2. Non mi basta. Non mi basta. E non posso neanche mettermi un Inteleon che fa 20. Ma posso fare Laburno 190 e in qualche maniera comandare. Io penso di avere la situazione in mano. Penso di aver praticamente vinto. Questo fa ancora Peura, ne gioca 27. Palkia ancora, signori. Palkia ancora. Io non l'avrei mai benciato, anche se essenzialmente è l'unico suo attaccante forte. Vedete che adesso con Zigzagoon, perché prima ha perso di 10 danni, ora lo mette lì davanti per scularci questo. Ok. Io... lui l'ha già fatto il Vuastro. Proviamo così. Se io dopo attacco, posso fare una cosa intelligente. Boss su Palkia e fare 50. Questo vuol dire che non può usare carte strumento, non può ritirare. I suoi retini se li può sbattere proprio come raccattapalle. E non può fare niente, non può farmi niente. Fammi sti KO, fatti due premi, godi, godi, te li faccio anche fare. Tanto così Palkia non mi fa niente. Io ho il tempo di caricarmi. Faccio questo, energia acqua, si dà davanti, Bossaro su Palkia, mossa incredibile, perché io ti faccio 160, eccolo lì, e dimmi come ritiri ora, fammi vedere come ritiri, fammelo vedere, fammelo vedere. O ritiralo ora, o ritiralo. Energia. Magari c'ha Melanie e me lo mette in culo, però. Vediamo un po'. Non l'ha ancora giocata la Melanie.
Non so se la gioca, però se lo fa non ha l'Intellion quello giusto. Spero di no. Però c'ha il Drizzile, signori, c'ha il Drizzile. Melania, Sant'Ambrogia, ce l'ha. Ce l'ha la Melania, ce l'ha. Ma magari non ha il V-Star. Lui pesca 3 dopo. Boss sul ridicolo. Attenzione. Non fa la Melania. Mi vuole attaccare di Greninja? 20 dietro. Mi vuole portare a 90. Attenzione, signori. Attenzione, mossa molto discutibile. Meno male ho Perula. Mi prendo la strumento. Dimmi che c'è un rating. Eccolo lì. Io la finisco qui, ti faccio vedere il mio retino da povero. E se la bosca. Signori, questo video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Grande Tord. Se siete arrivati fino a qui, commentate con Tordone. Noi ci si vede alla prossima, mi raccomando un bel mi piace al video, condividete con i vostri amici sui vostri social eccetera, e che Godenzio sia con voi.